Prvi na sceni, grupa Madonna del Piano iz Italije. Italija se nalazi na Apeninskom poluostrovu u južnom delu Evrope. Italijani svoju državu zovu Il Bel Paese, što u prevodu znači lepa zemlja. Nasljedstvo rimskog carstva predstavljaju arheološki nalazi i mnoga kulturna i književna dela. Italija je bila kolevka humanizma i renesanse. Mnogi filozofi, umetnici i naučnici, na primjer Machiavelli, Dante, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei su doprineli svojim radom svjetskoj baštini. Italijanska kuhinja je najpopularnija na celom svetu, a sad imamo prilike da uživamo i u njihovom plesu. Hölgyeim és Uraim! Olaszország Dél-Európában helyezkedik el, az Appennini félszigeten. Az olaszok országukat Il Bel Paese-nek, vagyis szép országnak nevezik. A római birodalom központjának terület egyedülálló régészeti, kulturális és birodalmi örökséggel büszkélhethet. Az Appennini félsziget volt a bölcsője a középkori humanizmusnak és a reneszánsznak. Ezáltal a politika bölcseleti, a filozófiai és a művészeti alkotások olyan kiemelkedő művészek, tudósok és műveivel gyarapították, mint Dante, Leonardo da Vinci és Galileo Galilei. Az olaszok híresek különleges ízviláguk, és temperamentumosságukról, most táncukat is megcsodálhatjuk. Hölgyeim és uraim, a színpadon a Madonna del Piano Olaszországból. Introdurre il vostro gruppo di danza. Quanti danzatori ci sono nel vostro gruppo? Quale storia di vostro costume nazionale? Allora, come danzatori sono circa 30, perché anche se non sono presenti qui, gli altri stanno a casa, diciamo. Per motivi non si è potuto venire il gruppo completo. Poi la musica è tradizionale, molto antica, molto tradizionale, perché noi siamo un gruppo di amatori, facciamo questa cosa per hobby, non professionista, e quindi siamo nati già così 30 anni fa
che il gruppo è nato, per volontà dei genitori. Eravamo i figli piccoli e abbiamo creato questa cosa. E adesso sono 30 anni che facciamo manifestazioni e sono 22 anni che organizziamo un festival internazionale, non di questo livello, perché questo è molto grande, ma ci sono 6-7 gruppi stranieri. Quello che facciamo noi è leggermente più piccolo, da 4 a 5 gruppi. Quest'anno abbiamo fatto il 22esimo anno ed abbiamo avuto anche un gruppo dalla Serbia, abbiamo ospitato per 10 giorni. Come adesso la Serbia sta ospitando a noi per questi 8-10 giorni. Di che cosa siete specialmente orgogliosi? Belle canzone, costumo o belli giovani ragazzi o ragazze? Diciamo che in genere tutto il complesso, perché siamo orgogliosi sia delle danze che facciamo, sia della musica, perché la musica l'abbiamo cercata al dietro delle cose, perché i nostri nonni ci hanno aiutato a cercare queste musiche, perché queste musiche non esistevano più, non c'erano più, come delle canzoni che adesso facciamo, la facciamo una, non c'era più. Questa ce l'hanno insegnata i nostri nonni a cantare questa canzone, perché noi non la ricordavamo. E poi quando vediamo che i ragazzi hanno voglia di ballare, di fare, sì, noi siamo contenti perché riusciamo a fare delle belle cose, dei bei spettacoli. Anche dei nostri costumi, che sono molto antichi, sono risalenti circa all'inizio del Novecento, sono tipici appunto dei nostri, nel mio caso, dei miei bisnonni, insomma. E diciamo che io ancora tuttora ho visto qualche signora anziana che ancora indossa i nostri abiti, però ormai sono abbastanza antichi. Poi comunque le nostre musiche sono molto interessanti, molto, diciamo, allegre. Abbiamo per esempio qualcosa di tipico, per esempio delle tamburelle, che sono appunto uno strumento tipico del nostro gruppo. E in pratica i balli che noi facciamo rievocano quello che i nostri nonni facevano durante le ore di riposo, quando erano in libertà dal lavoro, diciamo, e quindi ci si incontrava nelle aie davanti casa, e con qualche organetto, che è lo strumento quello che si suona, si facevano questi balli in compagnia.
È la prima volta che si trova su Ottica? Sì, è la prima volta, è veramente una città molto interessante, molto grande. Noi abbiamo in un paese piccolino, quindi siamo molto contenti, soprattutto noi giovani, anche per la vita, diciamo, notturna, per il divertimento. Questa è la settima volta che usciamo dall'Italia. Noi siamo stati in Ungheria 2 volte, siamo stati in Polonia 3 volte, siamo stati in Bulgaria 2 volte, siamo stati in Spagna pure altre 2 volte, siamo stati in Germania, in Svizzera, e non eravamo mai venuti in Serbia. Quest'anno siamo venuti in Serbia. Che cosa le piace di più in questa città? Anche per esempio i monumenti che abbiamo visto, che abbiamo visitato, che siamo stati al museo, e vabbè, anche nei prossimi giorni poi avremo occasione anche di vedere altre cose. Comunque siamo rimasti molto impressionati anche dall'ampiezza dei locali che ci sono, insomma, molto ben organizzati. Anche approfittiamo ovviamente del presente per ringraziare tutta l'organizzazione del festival per averci invitato qui. Diciamo l'accoglienza che ci è stata fatta, diciamo, ci è piaciuta, e poi la città, per quello che abbiamo visto, diciamo, è abbastanza bella. Diciamo, ci sono un sacco di monumenti, palazzi, cose che attirano l'attenzione, perché
noi siamo portati a vedere queste cose, se no non saremo, non faremo parte della tradizione, no? Perché noi facciamo folklore per incontrare altri, proprio per scambiare queste cose tra cultura e cultura. E allora è una cosa bella, diciamo, no? La città è abbastanza bella, diciamo, per quello che abbiamo visto è bella, no? Ci piace, i ragazzi si divertono, ci sono un sacco di locali, un sacco di cose, quindi questo è importante. Molto grazie e benvenuti. Grazie, grazie a voi, grazie.